Ciao ragazzi, oggi facciamo la crostata di marmellata. Mi lavo le mani. Ok, allora ho già messo 500 g di farina e l'ho messa a fontana sulla spianatoia. Metto 200 g di zucchero, una bustina di lievito, okay, e mescolo un po'. Okay. Dopo 3 uova, una intere, non dobbiamo separare niente. E mescolo le uova. Un po' alla volta mi prendo gli ingredienti di tutto attorno. Ok, aggiungo il burro a temperatura ambiente, già tagliato. Taglio un po' di più. Mi raccomando, ricordatevi a temperatura ambiente, che così riuscite a lavorare bene la pasta frolla. Ok. E metto anche subito o la buccia di un limone o metà limone spremuto, come metto io oggi. Naturalmente stando attenti che non vi scivolino gli ossicini. Ok. E adesso mescolo. Prendo le mani così sto meno. La pasta frolla è pronta quando le mani sono pulite, praticamente che non vi rimane più su niente attaccato. Ecco fatto. Allora formiamo una bella palla rotonda. Mi lavo le mani. Ok. E prendo la pellicola e metto la pasta frolla in frigo per mezz'ora, quindi ci rivediamo fra un po'. Eccoci di nuovo, passata la mezz'ora ho tirato fuori dal frigo la pasta, mi sono presa un po' avanti e quindi ne ho già tagliato un quarto per fare le striscioline sopra. Adesso ho messo la carta da forno sulla placca e cerco di, con un po' di farina sotto, se no si attacca, e la stendo un po'. Uso un po' il mattarello così stiamo bene. Ok.
insomma, in misura giusta. Taglio i bordi che siano uguali. Bene, dopo aver steso la pasta e aver coperto tutta la teglia, prendo la forchetta e butterello la pasta, così durante la cottura lievita meglio. Facciamo un po'. Ok. Io oggi uso la marmellata di mirtilli, un vasetto intero, se volete che si senta bene la marmellata. Dopo tutti possono mettere la marmellata che piace di più. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che prima di iniziare la seconda fase qua, dopo aver tolto la frolla dal frigo, accendete anche il forno a 180 gradi. Inizio a mettere le striscioline che prima io avevo preparato. Tanto se ne rompe qualcuna. E ok. Mettiamo ancora una qua. E con questa pasta che mi rimane farò un biscotto dopo. Adesso, prima di metterla in forno, con la forchetta facciamo questo lavoro qua, che così il bordo della crostata diventa tutto uguale. Ok, adesso la inforniamo, allora a 180 gradi per 20 minuti 25, però dopo i 20 minuti potete guardarla.